un modello di come si deve intervenire nelle tante discariche utilizzate in Campania negli anni, in totale 49, rispondendo così agli appunti dell'Unione Europea che hanno portato alle multe. Parte da Baronissi, nella Valle dell'Irno, il piano di bonifica dei siti, in gran parte avviato e che dovrebbe completarsi entro il 2016. A dirlo il presidente della giunta regionale De Luca, in occasione del completamento del primo lotto di bonifica della discarica, utilizzata dal 1984 al 1988 in località Cariti. Ci sono voluti 32 anni per avviare la bonifica d'intesa con i proprietari dell'area. Nessun accenno da De Luca alle polemiche sul funzionamento dell'impianto di compostaggio di Salerno, al centro delle attenzioni dell'autorità anticorruzione di Cantone. De Luca ha poi rivendicato la valenza del piano portato avanti dalla Regione Campania. Gli impianti di compostaggio hanno un ruolo decisivo nel piano regionale dei rifiuti. Ci muoveremo in due direzioni, accordi con le società provinciali per realizzare impianti di compostaggio già all'interno dei vecchi STIR e poi pensiamo di realizzare, finanziandoli ex novo, credo arriveremo a una ventina di impianti di compostaggio. Sono decisivi perché gli impianti ci consentono di lavorare l'umido e questi impianti ci consentono di evitare i termovalorizzatori. Questa è la funzione decisiva che hanno. A Baronissi il Comune ha speso 1.300.000 euro e altri fondi saranno necessari per il secondo lotto. L'intervento ha riguardato la sistemazione idrogeologica, l'isolamento dei rifiuti e la bonifica con la rimozione dei contaminanti, in particolare il berillio, con un vero e proprio lavaggio del suolo e la piantumazione di essenze e fitodepuranti.